Amici del mare, amanti della buona cucina e delle ricette marinaresche, benvenuti a un'altra puntata di Cuochi di Bordo. Anche oggi tante ricette, due preparazioni diverse, un cuoco in mezzo al mare che fra un po' lo andremo a ricevere e naturalmente, come sempre facciamo, pillole di storia e di cultura in ambito marinaresco. Le prime compilazioni stese nella prima metà del Cinquecento dai naturalisti che si interessavano di fauna marina, le vongole praticamente trovano un po' di incertezza nella loro definizione, tant'è che come noi la conosciamo poi, la vongola adriatica, che è l'oggetto precipuo del nostro interesse, alias Venus gallina secondo la formulazione di Linneo, nel Cinquecento genericamente viene indicata come cama, fino a che Bellon, naturalista francese, la definisce con un altro nome molto più utile per riconoscerla, che è quello di biberassa o peverassa, che era un nome popolare dato a questo genere, questo frutto di mare, dall'ambiente lagunare veneto. E poi diventerà poverassa. Peverassa, poverassa, che differenza? Peverassa perché? Perché per consumarla si pensava fosse assolutamente meno dannosa, non nociva all'organismo umano, con un'aggiunta cospicua di spezie, pepe, da qui piperata, peverata, quindi un guazzetto di vongole aperte con un goccio d'olio d'oliva, con erbe buone, prezzemolo e anche soprattutto tanto pepe, indubbiamente risultava un cibo gustoso da consumare imbevendo, bagnando abbondantemente il pane. E poi poverassa, perché? Perché diventa anche un po' il simbolo del cibo dei poveri, poverassa, ed è andata avanti fino a tempi veramente recenti, contemporanei, questo termine, anche perché la complicità della raccolta, che poi aumenta con la considerazione di altre tecniche di pesca, con aiuto di barche, quindi non soltanto a riva manualmente, ma con l'aiuto di barche e di rastrelli appositi, che venivano anch'essi chiamati porassare. Ecco, e così si mantiene a lungo il termine. La triglia, un genere ittico che era apprezzatissimo fin dall'antichità. In età romana, infatti, addirittura si era arrivati a costituire dei vivai per la coltura, la coltivazione della triglia, cosa che anche con i termini più tecnici, più importanti attuali, non si è riusciti a provare. E quindi la triglia si mantiene, riguardo alla ricercatezza delle sue carni, come oggetto commerciale fino ai giorni nostri, con un distinguo. Triglia di fango, triglia di scoglio. Quest'ultima sicuramente ha una graduatoria superiore da utilizzare per gli usi di cucina in qualsiasi modo, in guazzetto come in graticola o anche fritta, ma anche i roscioli, quelli pescati in fondali arenosi, non sono da meno. L'importante sicuramente è la freschezza. E i pescatori lo sanno bene che devono eviscerarli proprio prima di farli giungere al mercato, con tutta goduria naturalmente dei commensali che troveranno nella triglia non soltanto un genere estremamente gustoso, ma anche fortemente digeribile. Buongiorno.
Felix, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, è stata una bella mattinata. Esperienza marina? Vissuta anche questa. Anche questa. È andata bene. Hai tirato un sospirone di sollievo perché tu un sciocco e vai. Però per cuochi di bordo era necessario si fa. Te dovevi andare lì e prendere un molto po'. Volentieri. Senti, davanti ai fornelli ce la caviamo, ma in mare com'è? Il mozzo non ce la faccio. Però senza questo lavoro voi dopo esatto, non possiamo, esatto, non possiamo. Vabbè, però è stato bello, piacevole. Molto, molto, molto okay. Bello. Perfetto. Adesso facciamo una cosa che ti è più congeniale. Andiamo a comprare andiamo il pesce. Scegliere, andiamo a comprare il pesce. Andiamo a comprare il pesce. Ci viene meglio comprare ci il viene pesce. Meglio, va bene, andiamo, dai. Andiamo. Allora, buongiorno. Stefano, Felix, oh. Felix buongiorno. Stefano, oh, ciao Felix, buongiorno, ben trovato. Fai presto perché qui lo sai com'è il detto, sai com'è. Chi dorme non piglia pesci. Giusto. Io ho visto, io ho belle, già belle, 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 belle. Ho già preso le triglie perché per fare una allora, bella io ricettina. Anche, io prendo anche le vongole. Bravo, prendiamo anche le vongole. Anche le vongole, prendiamo anche un chilo di vongole, sì. I due vai. Elementi delle, sì. delle va ricette. Bene, va perfetto. Bene. Ma fa 2 chili di vongole. 2 chili di vongole. 2 chili di vongole ci bastano. Sono anche belle. Molto. Da noi lo sai come le chiamano in dialetto? Le puras. Ah, ecco. Le puras. Le puras. Vongole in italiano, giustamente. Poi ci sono anche le telline, che quella è un'altra roba. Sì, quella sì. È un'altra roba ancora. Un'altra roba sì, ancora. Sì. Perfetto. Belle tetrine, però. Sì. Anche le seppie. Le seppie. Questi in dialetto si chiamano i? Barboni. Barboni. I barboni. Ok. Sì, grazie. Va bene, prego. Ci vediamo, Ci vediamo. Ciao, ciao. Buongiorno, ciao, buongiorno. Ciao. Ciao. Adesso andiamo al ristorante. Andiamo tutti al ristorante. Oggi valutiamo l'importanza del nome scientifico del prodotto ittico per la tutela del consumatore. Quanto è importante? Ma è una cosa più importante di qualcuno pensa, perché in realtà quando andiamo a fare la spesa e acquistiamo un determinato prodotto, nella confezione ci può essere prodotti vari. Prendiamo il tonno, ad esempio, se noi compriamo un tonno, c'è un tonno rosso, c'è un tonno pinne gialle, c'è un tonno alla lunga, quindi sapere esattamente quello che stiamo acquistando ha la sua importanza. Ci sono altre specie ittiche, se noi acquistiamo un spinarolo, se noi acquistiamo un palombo, sono specie simili, possono essere in alcuni casi, acquistiamo una verdesca, ha tutto un altro valore dal punto di vista anche commerciale, quindi è fondamentale che chi acquista sappia quello che sta acquistando. Il nome scientifico, con le commercializzazioni che ci sono a livello internazionale, fa sì che noi riusciamo a capire se quella specie è esattamente quella che noi poi potremmo trovare dentro la confezione, se è delle nostre zone oppure viene da un pesce atlantico rispetto ad un pesce dell'Adriatico. Questo è un tipo di scelta che poi noi possiamo effettuare. Vogliamo comprare un pesce che sia dell'Adriatico, dobbiamo avere tutte le caratteristiche, le condizioni di poterlo individuare e di essere certi che stiamo acquistando. Quindi questo nome scientifico è riportato nei documenti commerciali, è riportato nell'etichetta, in alcuni casi è apposto anche in poster, perché le traduzioni e le interpretazioni locali poi sono diverse. Con il nome scientifico diciamo che ci dà una certezza che è assoluta rispetto alle traduzioni che poi vengono a livello locale e anche regionale, che i nomi sono diversi. Ed eccoci qua, finalmente dalla banchina del porto, siamo arrivati nell'antro del mago, la cucina, e giustamente qui si sfideranno in singolar tenzone Stefano e Felix. State già mangiando voi? No, stiamo solo sentendo dei profumi in cucina, siamo pronti per prove tecniche. Presenteranno due insomma varianti della stessa ricetta con i medesimi elementi, perché le vongole del nostro mare Adriatico comprate stamattina, freschissime. Stesso fornitore, come le triglie, quindi e le triglie. Quindi avremo in
in due presentazioni: la tradizione, che è incarnata da Stefano nella cucina marinaresca, e quella invece della ristorazione, un po' più, come dire, no? Sempre rimanendo nel territorio, però un po' di innovazione, qualche variante. Qualche variante. Quindi, insomma, noi siamo pronti, possiamo aspettiamo. Possiamo anche cominciare a cucinare. Esatto. Quindi allora, la ricetta è, per quanto riguarda te. Allora, io metto olio extravergine d'oliva in una pentola. Ok. Poi prendo le mie vongole, le metto subito nella pentola. Perfetto. Ci metto del pepe. Niente sale naturalmente, perché già l'acqua di vegetazione delle vongole è già salata, perché già salata. Sono nel mare. Poi metto due spicchi di aglio in camicia, e la tua partenza. senza niente, ecco qua, e un tocco di prezzemolo. Io metto i gambi perché danno un po' più sapore, ecco qua, e butto giù due gambi. I gambi? Sì, per dargli sapore praticamente. Poi dopo... I gambi? E noi no. Io inizio. Invece la tua partenza, Felix, qual è? La mia partenza è sempre mettere le vongole. Dimenticavo anche una goccia di vino bianco secco. Ah, ecco. Una goccina che gli dà questo sapore, ecco. Perfetto. Quindi tu sei partito, adesso la variante innovativa. Sì. Noi ci mettiamo invece del rosmarino, un attimino, abbassiamo subito qui il... aggiungiamo un po' di vino, facciamo sfumare, un po' di finocchietto selvatico. Anche tu metti i gambi, però, ho visto. Io, sì, questo è il finocchietto proprio, il finocchietto selvatico. Lui è del mestiere, quindi. Allora lui si vede già anche come tiene la pentola, no? Si vede che tiene la pentola. Ce li abbiamo. Sì, vedi. Un attimino. Ma sui pescherecci, anche chi ci va un tot al chilo sui pescherecci, Tutta roba. Non si pesa niente. Allora. Felix, tu aggiungi anche un po' di esatto. Vedi? Eccolo, gli dà di vino lui. Vino pronto per vino te. Vino bianco. Quindi sostanzialmente le ricette si ricalcano con l'elemento primo, la sfumatura... Sì. È solo che lui mette questo finocchietto e rosmarino, e io invece ho profumato con del prezzemolo e basta. Ecco. Il tempo di aprire le vongole, perché naturalmente sono vive, no? E allora... Ci vuole due secondi. Un attimino così, vediamo com'è. Felix, ma cosa dici della ricetta di... Ottima, nasce da questa qui. Anche quella, però, insomma, sì, è accattivante un sì, po'. Sì, come no, si sente il profumo giustamente del finocchio, che ci sta molto bene con la vongola, e anche il rosmarino, ecco. Pronti. Allora. Tutte e due sono piatti che sono nelle tavole sia dei ristoranti che delle case infanesi, di noi, siamo alla base della... Questa è una ricetta, diciamo così, semplicissima, no? Qui si sente proprio il sapore del mare, basta, perché quando la vongola si apre c'ha questo, diciamo, questo suo liquido di vegetazione naturale che insaporisce, e quello che in effetti... fa buono il piatto. Dopo il mollusco dentro è buono uguale, però ecco, il piatto è insaporito. Felix, con la materia prima di eccellenza che ci ritroviamo nei nostri mari, voglio dire, tutto diventa tutto più semplice. I commensali gradiscono, diciamo che le vongole, no, fatte in questo modo sono quasi una regola da queste parti, vero? 5 secondi, si apre subito. Poi è un buon prodotto. Quindi il tempo di farle aprire, ecco, vedi, già stanno aprendo. Ma per farle aprire è meglio piano, meglio il coperchio, perché con il vapore praticamente che si crea dentro, diciamo, con la cottura, rimane dentro, la vongola si apre meglio. Si apre prima. Si apre anche senza coperchio, però ci vuole un attimo di più. Invece con il coperchio già i sapori rimangono tutti dentro, in più il vapore... Felix, no, tempi di preparazione rapidissimi. 10 minuti. Il tempo di farli aprire. Sì, il tempo adesso, quando iniziano a aprire, si aprono quasi tutte dopo. Tutte insieme. Tutte quasi insieme, ecco.
Albert. Ma forse è vero che quelle che non si aprono si devono scartare, oppure sì, allora non dovrebbero essere mangiate, ecco, meglio di no. Sì. Quando si lavano praticamente, no, le vongole vanno lavate bene, poi vanno anche battute, diciamo, un po' sul lavandino, perché se ce n'è una semi aperta o aperta o che dentro c'è un po' di sabbia, allora viene scartata, perché sennò no, compromette tutto il piatto, certo. se va tutto, insomma. Felix, tu le batti uno a uno, vero? Cioè, tu... Io la mattina vengo prima di tutti per battere le vongole. Sono famoso per questo, per battere le vongole io. Felix è un noto battitore di vongole. Il battitore deve venire a battere la mattina presto, ma appena sbarca. Appena sbarca, te vieni ta 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 e lui batte. Lui batte. Il compito suo. Sì, lui sono pronte. Ecco, sono quasi pronte. Adesso altri due secondi proprio. Cioè, veramente in seduta stanza. Sì, 4, 5, 6 minuti. Questo è il buono, è questo qui sotto. Già il sughetto. Il sughetto, questo che diciamo viene. Questa è l'acqua di vegetazione proprio della vongola, senza niente, e questo col pane, la scarpetta, è la morte sua. Non c'è niente da fare. Adesso impiatteremo, sì. Perché naturalmente non possiamo restituirvi i profumi e gli aromi che stanno venendo su, semplicissimi, però di grande emozione. Ma d'altronde, quando la materia prima è d'eccellenza, non c'è niente da fare. E non va rovinata, diciamo, no? Meno la pastrochiamo, meglio è, sì, perché è quello, è tutto la freschezza. E ok, ci siamo, Felix? Io c'ho un secondo, te, io direi proprio di sì. Guarda, sono quasi tutte aperte, poi se ne rimane qualcuna chiusa è anche più buona, perché mettendo un pezzo di pane sotto il piatto, aprendole, questo, diciamo, liquido di vegetazione finisce nel piatto, e quando alla fine mangi anche un pezzo di pane imbevuto in questa salsina, che è eccezionale. Felix, nella tua personale classifica di piatti preferiti, questo che posizione ha? Questo è nel podio. È il podio, questo è nei primi tre. Questo è nel podio, questo è piazzato, questo si piazza bene. Andiamo nei piazzati. Sì, sì, sì. Benissimo. Io sarei anche pronto. Due secondi. Bene. Io sarei anche pronto. Adesso faccio solo questa manovra, sì. Prendo un po' di prezzemolo fresco. Alla fine siamo arrivati alla rifinitura del piatto, perché ormai una volta un po' di prezzemolo fresco, le valve sono aperte del mollusco, non rimane che impiattare con un piccolo tocco. Ambedue hanno valorizzato al massimo questo prodotto. Siamo all'impiattamento, e anche qui veramente meno lo elaboriamo, meno lo lavoriamo il prodotto, e più questo ci restituisce la sua naturalezza, il suo sapore, quello per cui madre natura lo ha creato, restituirci questo grande piacere. Vongole alla puretta per il pescatore, vongole in porchetta per l'innovazione del ristoratore, ma direi che tutte e due sono le pronti da servire. Pronte da servire, eccole qua. Vai. Voilà. Allora, adesso siamo arrivati alla seconda preparazione, sempre con innovazione e tradizione. Sempre. Lui sta lavorando sulla innovazione e io e invece Stefano sta lavorando sulla tradizione. Allora, io adesso cosa racconta la tradizione? La tradizione racconta che io faccio sempre piatti semplici, essendo la tradizione, no? Allora metto su un filo d'olio sempre extravergine nella padella, poi ci metto le mie triglie. Così, noi le chiamiamo i barbon. I barbon. Ah, tipo Jack Daniel. Jack Daniel. Vabbè. In dialetto, diciamo così. Il clima in cucina è sempre abbastanza. Allora, poi metto un po' di aglio, un po' di aglio, diciamo, sminuzzato. Eccolo. Sempre piatti semplici, perché la materia prima è sempre molto fresca, molto da rispettare. Da rispettare. Poi un po' di sale e un po' di pepe, naturalmente. Un po' di sale. Quindi una partenza quasi a freddo, diciamo. Sì, quasi a freddo. Questo è come prima, molto molto veloce la cottura.
E voi in gergo come la chiamate questa preparazione? Di solito alla pescatura. Alla pescatura. Triglia alla pescatura, sì. Bene. Alla marinara, pescatura. Ecco, poi metto sempre un pochettino di prezzemolo, che la base è sempre quella, perché da noi il prezzemolo va dappertutto, sei dappertutto, no, come il prezzemolo, no? Come il prezzemolo. Come il prezzemolo. Ecco, non qua. A caso si dice così. Non a caso. Poi metto un po' di vino, anche bianco secco sempre, un po' di vino bianco secco. A sfumare. A sfumare. E metto anche proprio una goccia di aceto, aceto bianco. A mo' di brodetto, diciamo. Sì, io ho fatto. Ecco, così. Felix, l'innovazione cosa c'è? Triglie marinate con un po' di lime, limone, arancio, un po' misto, tanto per dare un tocco. Un frutto della passione. Sì, un fruit passion per dare la cosa esotica. Qui una elaborazione. Sì, un tocco diverso, niente di particolare, ma così un gusto diverso che poi vi farò sentire. Quindi è un'innovazione che non stravolge, no. Quindi quando alla fine, oltre che essere battitore, non è uno stravolgitore. No, è battitore con le vongole. Ma battitore con le battitore di vongole. Con le triglie è un po' più difficile battere, no. Però è un innovatore. Vado. È uno sfilettatore. Ecco, diciamo, chiamiamolo sfilettatore. È uno sfilettatore. Sfilettatore. Quindi le due ricette a base di triglie sono praticamente sostanzialmente una preparazione a freddo e una a caldo. Felix, anche tu chiaramente con la marinatura ti sei portato un po' avanti. Sì, io ho andato un po' avanti. Sono quelli che esatto. Sono. Però è completa, quindi quando si capisce che la marinatura è arrivata al punto giusto? Quando diciamo che la parte bianca vuol dire che ha cotto, l'acidità del prodotto ha già cotto la triglia, la carne della triglia, ecco. Quindi diciamo che per preparare questo piatto, dalla sfilettatura fino all'impiattamento, occhio e croce? Ma 40 minuti, una quarantina di minuti, il frigo, sul, sì, sul così, piatto. Così, esatto. Ecco. Gesti consumati dal tempo. Sì. Questi naturalmente non vanno cotti molto perché essendo una carne molto delicata, la triglia nel giro. Poi ho visto che non l'hai mossa, non l'hai girata, lasci così. Il pesce non va mai, specialmente morbido, non va mai girato perché rompi tutto, sembra dopo. È brutto anche il piatto, è brutto. Invece il pesce va. Quindi lo devi un po' muovere, ma lasciare così. Come il brodetto uguale, quando si fa il brodetto. E questi già sono pronti. Quando si fa il brodetto praticamente non va mai girato. Tempo reale, 5 minuti, 7 minuti? 5 minuti, 7 minuti, non di più. Adesso se le lascio qui col vapore, loro si cuociono ancora col vapore che hanno creato col caldo. Anche qui materia prima freschissima, stamattina avete visto siamo stati sul molo, abbiamo visto tutto quello che era il pescato del giorno. Materia prima di grande qualità, sia le vongole che la triglia, i barbon, il dialetto fanese. E quindi insomma abbiamo presentato queste due tipologie di lavorazione, di creazione con una materia prima così importante. Felix ha incarnato l'innovazione, diciamo che un modo un po' alternativo di riproporre piatti naturalmente di grande spessore, e invece insomma tu hai interpretato la tradizione. E da buon marinaio quello che si faceva diciamo una volta nelle barche, perché il tempo naturalmente non c'era. Allora bisognava fare dei piatti buoni perché la qualità è però veloce. Tradizione e innovazione quindi di vongole e di triglie, avete visto le due interpretazioni diverse con la medesima materia prima, e adesso mentre le preparazioni finiscono nei piatti io raggiungo i miei ospiti per naturalmente parlare e disquisire di queste importanti materie prime. Venite con me. E dalla tavola naturalmente non poteva che essere una situazione conviviale,
Io avevo chiesto alla produzione un parterre di ospiti seri, due li vedo sicuramente seri, il terzo non lo so. È una bella donna, ecco, una bella donna, l'hai trovata, la bella donna, l'hai trovata, visto? Speriamo di arrivare fino in fondo, però insomma qui naturalmente dobbiamo estrinsecare anche delle argomentazioni serie. Dobbiamo estrinsecare quella roba lì. E allora, parliamo di vongole, naturalmente c'è una tracciabilità, fortunatamente noi in Italia abbiamo delle norme stringenti per quanto riguarda la sicurezza alimentare per i consumatori. Intanto ci stanno arrivando sulla tavola le triglie e adesso noi assaggeremo la preparazione seguendo una sequenza ben precisa che la ristorazione comanda, però diciamo, parliamo di vongole perché le vongole ci hanno accompagnato in tutta questa trasmissione. Perché sono così insomma, stringenti le normative? Qual è la necessità? Ma perché serve garantire al massimo il consumatore e in questo caso è un prodotto che è estremamente controllato, forse tra i più controllati che c'è in questo momento sul mercato, perché noi partiamo dalle acque che sono suddivise in tutti i tratti di mare e vengono effettuati dei campioni con una frequenza prevista dalla normativa, che è una normativa ormai comunitaria in cui tutte le nazioni devono rispettare, e c'è un campionamento ogni mese o ogni 15 giorni a secondo delle zone. E di cosa parliamo? Se parliamo di vongole o parliamo di cozze, perché per esempio nella nostra realtà ci sono anche degli allevamenti di cozze. Lì in questi casi ci sono campioni che vengono effettuati mensilmente per quanto riguarda i parametri microbiologici, invece quindicinale per i caratteri biotossicologici. E che cosa viene cercato? Viene cercato un po' tutto, sia nei molluschi che poi nei prodotti ittici, dai metalli pesanti alla carica microbica normale, Escherichia coli, salmonelle, oppure vengono fatti dei campioni per il fitoplancton tossico, oppure anche sostanze sui prodotti ittici addirittura radioattive, e nella totalità anche IPA, sostanze cioè che hanno delle caratteristiche che generalmente in altri prodotti, insomma, non sulle diossine, queste cose qui si cercano poco in altri prodotti, ma sui prodotti della pesca invece sì, sono di frequenza. Noi su questo tratto di mare che poi va da Gabice al Cesano facciamo circa nell'arco dell'anno un 480-500 campioni, quindi non è che non vengono effettuati dei controlli. Bene, quindi noi adesso abbiamo adesso tocca a mangiare. Sì, queste sono le triglie dell'innovazione. C'è il passion fruit, ci sono i zesti di limone canditi, prima li avevamo visti preparare nella cucina, e le triglie sono state marinate. Io vi invito all'assaggio perché giustamente siamo qui anche per questo, vedere che lupiria, vedere come l'opera dei pescatori, il lavoro si può trasformare, si può lavorare nel modo migliore. Ci vorrà anche un po' di vino, Io direi, allora dottore, che roba buona, vedi, le triglie sono queste, le triglie crude, quanto sono buone. Ma in Europa come le mangiano invece le triglie? Secondo me le mangiano in ogni modo, in ogni modo, ma l'importante è continuare a mangiare il pesce cosiddetto selvatico, cioè quello pescato, la cui percentuale si riduce sempre di più, perché noi mangiamo veramente intorno al 7-8% in Italia del pesce pescato. Il resto è pesce mondiale o d'allevamento, che va benissimo perché i controlli, come diceva il dottore, sono ormai a livelli di qualità altissimi, no? Su tutti i parametri. Io rappresento un gruppo di seconda costiera che va dal confine con la Romagna fino ad Ancona, e c'ha tutte le marinerie, tutte le aree costiere, con tutte le problematiche che dicevamo prima, no? Il problema dell'apporto degli inquinanti dai fiumi è un problema non da poco, noi l'abbiamo preso in considerazione proprio per garantire le produzioni delle nostre coste, le vongole in particolare, ma anche le triglie o altri prodotti.
Perché? Perché l'apporto dei nutrienti organici, diciamo così, no? E degli scarichi organici dall'entroterra va tenuto sotto controllo, e noi ne abbiamo fatto il primo progetto nazionale che si chiama contratto di costa, dove tutti si assumono una responsabilità rispetto anche all'identità delle produzioni della costa, che punta sulla valorizzazione delle produzioni nostrane per mantenere il livello d'attenzione con i pescatori. E l'obiettivo con la regione, ne parlavo qualche giorno fa, e questo mi piace dirlo, col presidente della regione che incontro in treno, perché lui va in treno la mattina alle 7.50 da Pesaro a Ancona, io faccio la riunione più bella in assoluto perché non c'è nessuno, c'è solo lui in treno. Gli dicevo: facciamo un progetto di valorizzazione, come si diceva una volta, mari e monti, no? Prodotti i ristoranti degli anni spaghetti, 80. Spaghetti, mari e monti, con le pizze, spaghetti, mari e monti, pizza, mari e monti. Mari, tu immagina molto, molto, molto buona. Senza patate, senza patate. No, patate. Tu immagina la vongola sopra che guarnisce una base di tagliatelle fatte con i grani biologici o i grani d'eccellenza dell'entroterra, che sono le salse, i grani, il valore, con l'olio delle nostre terre, no? E quel profumo è tra collina e mare, e fare un progetto regionale pluriennale di valorizzazione a partire dalla vongola e i grani, l'olio, poi i vini, ci associano. L'eccellenza, no? Del nostro è ora di farlo, capito? Facciamolo, però facciamo anche che le vongole ce le mangiamo tutte, esatto, le vongole, esatto, perché la sequenza era crudo vongole e caldo e patate no, che patate, le triglie crudo, vongole e triglie come si vuol dire, vabbè, tempi tecnici. Allora, ci stanno tornando le vongole nel piatto questa volta, e è importantissimo, a tutela del consumatore, alcune cose che noi possiamo riscontrare tutti i giorni andando a fare la spesa, giusto? Sì, grazie. E quello che è un altro aspetto che è estremamente importante su questi anche piani di investimento è cercare di mantenere un discorso di tracciabilità che riesca a dimostrare che il prodotto effettivamente sia locale. Ecco. E quindi questo è quello dove secondo me va investito il più possibile. Quando si parla di prodotti, cioè, molte volte si crea confusione e non si riesce a capire l'esatta origine. La pasta, per dire, fatta con una farina italiana non lascia capire se effettivamente il grano era stato prodotto in Italia. Esatto. Quindi l'olio di una volta era olio italiano, ma le olive no. Sulle vongole in realtà noi partiamo che dal momento in cui vengono sbarcate hanno comunque un attestato di registrazione, sì, che dice qual è il tratto di mare dove sono state pescate, quale attrezzo è stato di pesca, e vengono portati in un centro di confezionamento. Qui nella nostra realtà ne abbiamo parecchi, ce ne sono anche alcuni che sono galleggianti, la barca stessa può in quel caso confezionare, ma solo esclusivamente il proprio pescato, non può confezionare il prodotto di altre barche, mentre un centro di confezionamento può ritirare il prodotto da diverse barche, questo è un problema non da poco, dalla marineria, certo, e poi fa la sua confezione, confezione su cui deve comparire in maniera tassativa il logo dello stabilimento, il numero di riconoscimento c'è, perché questa operazione può essere fatta solo da stabilimenti riconosciuti. C'è una data di confezionamento, c'è la specie, e c'è quindi il nome in italiano, ma c'è il nome anche in latino, perché sempre più importante è, in questo mercato globale, riuscire a capire da dove il prodotto viene. Adesso in questo caso no, perché è nostro e abbiamo la certezza che sia nostro, però ciò non toglie che ci sono delle specie che possono non essere originarie di questi ambienti, che vengono caricate a bordo da altri imbarcazioni, vengono certificate come pescate sul posto, il prezzo viene apprezzato solo con lo scambio, ma è uno scambio per altre, che è a truffa commerciale. Per altre specie, poi in modo particolare itti, che questo si presta molto, insomma, che invece il nome latino tu lo identifica in maniera specifica, ecco, e quindi lascia i nomi, se no sono tanti i nomi. Si vanno mangiati con le mani, molto buone. Tocca imparare il latino, Io so solo il dialetto, il latino. Adesso, siccome lo chef ha lavorato in maniera innovativa e il pescatore ha lavorato in maniera tradizionale,
Alla nostra destra abbiamo quelle col prezzemolo, che è la ricetta in puretta tradizionale. Alla nostra sinistra abbiamo il finocchietto, che rappresenta la preparazione in porchetta. Insomma, vi invito a un assaggio e un giudizio. Lei già... A me mi piace la puretta, perché la puretta, io sono un po' puretta. Io ci metto anche a volte, quando le apro, ci metto l'alloro. L'alloro? Provate. Perché secondo me sono di quei profumi che tu diciamo adesso, prima, che possono dare un'essenza diversa a un piatto che adesso questa, lo diremo, questa in purezza così è... sono buone molto, con l'alloro, molto ma da dove vengo il tempo di vino? No, qui di fronte siamo andati stamattina alle 7:30 qua, e le avete pescate? No, siamo andati a vedere quelli che le pescavano, e dai, ma ci sarete mai, le puliscono, hanno un nastro, sì, le scelgono, un sacchetto, selezionano le dimensioni, c'hanno tutti la traccia GPS dove passano, non è che sulla dimensione sono stati fatti dei bei vantaggi. Io penso che bisogna, come dicono gli studiosi anche della specie, rispettare gli stock ittici, no? E quindi non predare, tra virgolette, o raccogliere in maniera eccessiva sotto misura. Al tempo stesso ci sono delle imprese che lavorano, quindi bisogna, cioè il problema è sempre dal punto di vista anche economico, di sostenibilità, ma la sostenibilità non è soltanto ambientale, è anche sociale, economica, quindi tutto. L'integrazione, quindi secondo me la regione ha fatto un lavoro, no, di ascolto. Al tempo stesso alcune marinerie, ma senza vena polemica, sono più attente alla gestione, consorziati, le imprese sono consorziate, e quindi va valutato nel lungo periodo. Con l'Unione Europea l'ambizione è quella di fare un percorso di miglioramento delle procedure di analisi e trovare delle soluzioni che non siano così stringenti, perché quello che diceva prima il dottore è importante. Se una zona, un lotto di pesca viene individuato, diciamo, fuori norma per un periodo, una volta va bene, la seconda viene inibito alla pesca. Inibito alla pesca vuol dire che si restringono le aree di pesca, e a quel punto il sistema economico va in competizione ulteriore, va in sofferenza ulteriore, per magari errori o di procedura o che non dipendono dal settore della pesca, ma magari dagli apporti organici dell'entroterra. Quindi unire le politiche della costa alle politiche dell'entroterra è fondamentale anche per la pesca, è quello che diciamo sempre, e nel piano di sviluppo del GAC Marche Nord noi l'abbiamo inserito anche grazie alle organizzazioni della pesca che ce l'hanno suggerito. E per questo continuiamo a mangiarci puretta o porchetta. È difficile, è una gara dura. Sì, sono entrambe buone, freschissime, e quella è la caratteristica, forse la bravura del cuoco si manifesta quando il prodotto forse c'ha qualche pecca, perché con un prodotto freschissimo è il prodotto viene fuori. Io ho assistito alla preparazione, devo dire che le hanno mosse il meno possibile, le hanno rispettate molto, sono stati molto bravi, quindi insomma il marinaio Ruscia la storia l'ha fatto dalla vita, e quindi no, devo dire che il finocchietto e la zesta di limone candito, è vero? È vero? Il finocchietto spuntato. Una patata non... Io sulle dimensioni non commento. No, vabbè, anche no, vabbè, io non commento. Ma è sulle vongole che... Della dimensione della vongola, perché è troppo piccolina e non va bene, è troppo grande le dimensioni, guarda, è perfetta, va bene, le dimensioni queste sono a norma, queste a norma, anzi sono sopra quelle che sono sopra, benissimo, buone, molto. Allora adesso, dopo il crudo, dopo il caldo, noi aspettiamo la patata. No, la triglia. E c'è la patata? E la triglia? La triglia e patate. No, la triglia. Quindi qualcuno è fissato con la patata. È vero. Ma cosa dire? La signora Pedotti è un'esperta. Patate, partecipa, sì, a una fiera. C'è una sono fiera. Appassionata di patate. No, c'è la fiera della patata, sì. Sì, la dove? La organizziamo al Poderino, un quartiere molto servito, molto. Abbiamo molte patate e le esportiamo anche dal Vallato, un altro quartiere molto servito, molto. Quartiere di Fano, certo. Ci mancherebbe.
Dove? Di Marotta? No. Guarda che pure a Marotta. Parla di Marotta? Pure a Marotta c'hanno, dovremmo, no, cominciare a lavorare insieme anche agli altri. È vero, però non c'hanno il poterino a Marotta. È vero. Comunque il consumatore, possiamo dirlo insomma con grande tranquillità, il consumatore italiano che accede al mercato ittico, al mercato in generale, è ben tutelato, diciamo, ci possiamo muovere con una discreta tranquillità. Voi siete un baluardo, una garanzia della... Io direi di sì, ci siamo adeguati a quello che sono le esigenze della comunità europea, perché oggigiorno è detta legge sotto certi aspetti, in quanto mentre prima dal punto di vista proprio del prodotto ittico l'asta non apriva se non era presente un veterinario, ecco, e quindi che faceva il giro di tutto i bancali, delle cassette, sì, che sì, allora ce n'erano anche molte di più, molte di più, bisogna riconoscerlo, certo, questo, perché la marineria era molto più, sì, la flotta era imponente e c'erano anche più varietà effettivamente poste sul mercato, di notevole anche pregio. Ma ciò non toglie che prima, ripeto, non poteva neanche aprirsi l'asta se non c'era il veterinario che aveva fatto il suo giro e quindi controlla le specie dal punto di vista delle caratteristiche della freschezza, perché il prodotto ittico è un gran prodotto se viene lavorato appena pescato in refrigerazione, ghiacciato e mantenuto a una certa temperatura. Dopodiché si può fare i salti mortali, ma se ha preso una brutta piega, allora, perché si è riscaldato per giorni, perché sono giornate estive in cui la temperatura è alta, diventano problemi, recuperarlo diventa difficile. Al mercato è capitato, succedeva e succede, sì, sì, che alcune cassette debbano essere magari distrutte perché proprio, non rappresentano, perché questo però dà una garanzia, sì, che il prodotto che viene a stato, che viene commercializzato, parte col piede giusto, che quindi ha tutte le caratteristiche per finire sulla tavola del consumatore. C'è un problema che non c'è più adesso. Non c'è più. Eccezionali, insomma. Quindi raggiunta la sicurezza di quello che ci troviamo nelle nostre tavole, saputo che si sta lavorando per valorizzare Costa e entroterra, saputo che lo chef e il marinaio hanno operato al meglio con un prodotto di prima qualità, siccome, giusto, signor Pedotti, il prodotto va rispettato. Lei sta già mangiando, sta facendo tutto il mangio giusto, ce ne va per i fatti suoi, va benissimo. Mangio anche i vostri, vedrai se non li mangiate. Siccome il prodotto va rispettato, rispettiamo il lavoro sia dei marinai che degli chef che si sono espressi in cucina. Io vi invito tutti, chiudendo questa puntata di Cuochi di Bordo, a degustare i prodotti di stagione garantiti dalle normative e dai controlli, anche possibilmente pied en lait, se si vuole, meglio ancora, e quindi. Piedanlè, cioè nel senso piedanlè, piedlì, è latino, piedanlè, lui ha detto che mi devo latinizzare, piedanlè, latino, certo, io non lo so il latino, va bene, abbiate pazienza, alla prossima puntata di Cuochi di Bordo, arrivederci, buon appetito, che roba buona, è buonissima, molto buona, è buonissima, molto molto buona, molto.